Guarda, Signore, la tua famiglia che San Filippo generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per la sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Cantiamo insieme. Il mio Signore ama. Oh,
sei tu a amministra i suoi beni con giustizia e in un macero in eterno il giusto sarà sempre ricordato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, attingerete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiera.